Salve a tutti e bentornati su Cineserie, sono Angelo e oggi vi parlerò del nuovo film di Matteo Garrone, Dogman, incentrato sul delitto del cosiddetto Canaro della Magliana, un delitto che sconvolse Roma per l'efferatezza con cui il carnefice si accanì sulla vittima. Garrone si discosta parzialmente da quelli che sono i fatti di cronaca per regalarci un film dall'atmosfera densa, plumbea, che getta addosso allo spettatore un'angoscia penetrante. Il protagonista è Marcello, appunto il canaro, interpretato magistralmente da Marcello Fonte, che ci restituisce l'immagine di questo uomo, mingherlino, piccolo di statura, che ha solo due amori nella sua vita, la figlia, avuta da un rapporto ormai concluso, e i cani. E vive in questa periferia romana degradata che ci dà un'immagine da Far West, questo agglomerato di case in cui il cielo è sempre plumbeo, metallico, si riflette in queste enormi pozzanghere e abbiamo anche un assortimento di attività abbastanza surreale, abbiamo quindi questo locale in cui si gioca a videopoker e a fianco troviamo l'attività di Marcello, che si occupa della toilettatura di cani, quindi pulisce, lava e si prende cura di questi quadrupedi. Questo Marcello ha un'amicizia con Simone. Simone è un pugile dilettante che si dedica ad atti di violenza e creando un clima di terrore praticamente in questo posto, e approfitta di Marcello perché Marcello, oltre a dedicarsi a questa attività di toilettatura per cani, si dedica anche al piccolo spaccio e quindi, dato che Simone fa largo uso di cocaina, spesso e volentieri Marcello gliene procura gratuitamente. Ci saranno poi delle vicende che porteranno questo rapporto a cambiare e soprattutto creeranno una mutazione, una trasformazione di Marcello. Il film è particolarmente ben riuscito perché riesce a darci un'atmosfera di degrado della periferia romana. Infatti prima abbiamo tirato in causa il West, il Far West, con i film western di cui queste scenografie ricordano o evocano comunque quel tipo di ambientazione. Non abbiamo più un deserto come avveniva nei western di sabbia, ma abbiamo un deserto fatto di terra battuta, di nulla, di pozzanghere che si allargano sull'asfalto distrutto. Quindi una zona come quella del vecchio West di confine, il confine verso il nulla. Infatti sembra veramente essere avvolta dal nulla, queste case buttate lì. E questa micro realtà che vive quasi in modo autonomo rispetto all'esterno. E il protagonista è ambivalente, non è un eroe, ovviamente, un antieroe, ma è un inetto, è un incapace a vivere che si fa vivere dagli altri, si fa trasportare dagli eventi, almeno fino alla conclusione, al climax finale. La violenza c'è in questa pellicola, ma spesso e volentieri una violenza psicologica. C'è una tensione sempre altissima che schiaccia quasi lo spettatore in alcuni momenti e Marcello sembra scegliere come amico Simone quasi perché vorrebbe essere lui, vorrebbe avere quelle qualità, essere prestante, forte, essere rispettato. Invece cerca l'accettazione degli altri mettendosi sempre a disposizione, in modo quasi servile. Anche in alcuni momenti si vede come quando aiuta il proprietario
portare questa macchinetta che è stata sbattuta in un angolo da Simone e lo aiuta a rimetterla a posto. Nonostante lui non abbia questa grande forza, è veramente esile nella struttura fisica, perché vuole dimostrare di essere forte, grande. E questo soprattutto si esprimerà nel finale, che non vi anticipo, ma vi posso dire che è un finale che si apre a diverse interpretazioni e si discosta molto da quello che è poi il finale dei fatti di cronaca a cui si è ispirato Garrone. Per oggi è tutto, ci aggiorniamo presto con una nuova recensione. Ciao!